Mister, inizia una nuova avventura e quella a Giulianova, una piazza storicamente importante, insomma, che comunque non nasconde le sue ambizioni. Sì, sì, piazza bella, affascinante, difficile, perché però senza le difficoltà non si va da nessuna parte. Andiamo a ricerca di un progetto serio e qui c'è tutto, il grande stadio, tifoseria calda, si può fare calcio come dico io e secondo me sono capitato al momento giusto, al posto giusto, con la speranza di riuscire a trasmettere tutti i principi miei. Lei aveva dato la disponibilità a prescindere dalla categoria, ovviamente insomma qui sperano di riuscire a fare la Serie B, insomma nei prossimi giorni questo aspetto sarà un po' chiarito. Sì, ma io tra virgolette ho fatta tanta D, ho fatta la C l'ultima parte, Giulianova secondo me non esiste categoria, andava a ricerca di un progetto ambizioso, serio e fatto da persone serie e quando c'è stata questa occasione ho dato la mia massima disponibilità perché Giulianova è una piazza importante e ora che inizi a dettare legge. Che idea di calcio quella di Mosconi e soprattutto la fase di allestimento della squadra che inevitabilmente è legata alla categoria? Ma noi andiamo a fare un calcio tra virgolette a livello, a prescindere dai moduli, una squadra offensiva, un 3-5-2 che diventa un 3-3-4, una squadra rimbante che non c'ha paura dell'avversario, che li va a prendere, che va nella metà campo dell'avversaria, che va a fare la partita che non la subisce, quello dobbiamo fare e lavorare su quello, perché penso che i tifosi di Giulianova si rivedono tanto in questi principi.